Al Salone del Libro ha riscosso un notevole interesse nello stand che la città metropolitana condivide con la città di Torino l'incontro sul tema Comuni fioriti, dal territorio metropolitano occasioni concrete di sviluppo sostenibile e di promozione. Si è parlato del concorso nazionale Comuni fioriti, di cui sono da sempre protagonisti molti paesi e città del territorio metropolitano. L'Uncen Piemonte supporta l'Asproflor, l'Associazione Nazionale dei Floricoltori, e i comuni per agevolare la partecipazione a un'iniziativa che contribuisce all'appeal turistico dei centri piccoli e grandi che vi partecipano. I sindaci di Pomaretto e Ingria hanno illustrato il valore sociale della partecipazione dei loro comuni ai concorsi nazionale, europeo e mondiale e la mobilitazione che i cittadini sanno mettere in campo quando il nome del loro paese travalica i confini regionali e nazionali. Pomaretto rappresenterà l'Italia nel concorso mondiale, promosso da Communities in Bloom. Il percorso è lungo, noi abbiamo iniziato nel 2010, abbiamo iniziato crescendo gradatamente, sicuramente non investendo delle grandi somme di denaro, ma cercando di investire sulla collaborazione dei cittadini. E quindi sono loro i partecipi, coloro che realizzano e mantengono diciamo la fioritura nelle giuste condizioni per il periodo estivo. E quindi mattino e sera si impegnano a bagnare, si impegnano a tenere le aiuole in ordine e pulite. Anche nel Canavese cittadini e associazioni si stanno mobilitando per sostenere la candidatura del comune di Ingria nel concorso promosso dall'Entente Florale Europe. È una sfida molto importante e anche un onore poter così confrontarci a un livello europeo. Gli impegni sono tanti, ma d'altra parte insomma siamo in pochi, cerchiamo di mettercela tutti con un paesino piccolo come il nostro. Sicuramente la buona volontà non manca, tant'è che se siamo arrivati già fino a una candidatura europea è proprio perché tutti insieme ci crediamo e siamo sicuri insomma di poter comunque fare un buon lavoro, ecco.